scena a Bellamonte in Trentino, la terza e quarta prova di Coppa Italia, oltre al trofeo Alpe Adria. Siamo in Trentino, il programma ufficiale prevede due prove, una middle e una long. Siamo in Trentino, dicevamo, in Valle di Fieme per la precisione, nel comune di Predazzo, in una zona molto suggestiva, deputata un tempo alla Fienagione con uno dei più bei panorami sul gruppo delle pale di San Martino e con vasti ed ampi prati che circondano paite, intronchi di abete e pietre. Ritorna all'Orientini, dunque, per la seconda puntata del magazine in onda su Rai Sport, dedicato appunto a questa disciplina con cartina e bussola. Bentrovati dal sottoscritto Gianfranco Benincasa e come sempre da Pietro Ilarieti qui al mio fianco. Ciao Pietro. Ciao, ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata dell'Orientini. Siamo qua in Val di Fiemme, 700 in gara, ma è un evento particolare perché si compete anche per l'Alpe Adria, un evento transnazionale. Alpe Adria, dunque le regioni in gara, vedremo alla fine chi si aggiudicherà il trofeo qui a Bellamonte in Valle di Fiemme. Intanto andiamo a sentire subito le voci dei protagonisti. Il saluto del territorio a cura dell'assessore allo sport Giovanni Aderenti. Buongiorno a tutti, vi diamo il benvenuto qua a Predazzo, nella frazione di Bellamonte in Val di Fiemme. E noi siamo veramente molto contenti di questa gara di orienteering, anche perché crediamo molto che il nostro territorio si predispone per questo tipo di specialità. È un territorio montuoso, fatto di prati, fatto di boschi, dove veramente si può riossigenarsi, ricaricarsi, e sarà sicuramente una grande partenza, una grande ripartenza anche per le nostre vallate. Il tracciatore della sprint di Bellamonte è Cristian Bellotto. Ciao a tutti, allora oggi abbiamo un terreno storico per l'orientamento, perché la prima mappa è stata fatta 40 anni fa. E morfologicamente è diviso in due gradoni, presenza di molti massi e roccette. Tecnicamente sarà sicuramente importante riuscire a tenere bene la direzione, lavorare di bussola. È un percorso che mette sotto pressione gli atleti. Allora, queste le voci dei protagonisti, prima l'assessore vice sindaco di Predazzo, poi il tracciatore Cristian Bellotto. Abbiamo visto, Pietro, la neve, siamo in piena estate, ma incredibilmente una dozzina di giorni fa c'era ancora la neve a Bellamonte. Eh sì, è un inverno lungo e poi adesso è scoppiata l'estate, ma la neve è stata presente in tante gare dell'orienteering quest'inverno e anche questa primavera. Molti organizzatori hanno avuto dei problemi, hanno dovuto apportare delle modifiche perché tante aree di alta montagna presentavano appunto questo problema. Quest'anno purtroppo non si è sciato, ma la neve c'era ed abbondante. Esatto. E le modifiche sono state apportate proprio anche qui a Bellamonte in Trentino per queste gare, che in realtà dovevano essere quattro, poi sono state portate a due. Sì, sono state portate a due, una, diciamo così, un palinsesto stravolto. E vediamo quella particolarità di oggi: parte Sebastian Hindest e Robert Mer sono due atleti del PVT, ma oggi hanno questa maglia particolare, cioè del Veneto, perché oggi si gareggia per l'End e non per team. Per l'End, che vuol dire dunque per regione, come dicevamo in apertura di questa nostra sintesi, staremo poi a vedere chi si aggiudicherà il trofeo finale. Lucas Batschinder, intanto Park World Tour Italia, anche il precedente atleta Merl era proprio tesserato in Italia per il sodalizio PVT, e qui siamo già dentro il bosco, nella zona di Bellamonte, con queste immagini girate proprio dentro la gara. Christine Kirchlechner sicuramente una delle favorite di giornata, così come Sebastian Hindest. Sì, Christine Kirchlechner, atleta del 1980, atleta di esperienza ma sempre competitiva. Adesso è tornata dopo un periodo di anche grande lavoro, perché lei era responsabile del reparto Covid all'ospedale di Merano, quindi iper lavoro per lei. Ora è più rilassata, può tornare a concentrarsi anche sui suoi hobby, e l'orienteering è sicuramente uno dei suoi hobby principali. Ma vediamo questo bosco difficile da attraversare, ancora molti alberi presenti a terra. Siamo appunto nella zona di Bellamonte e domani ci spostiamo a Castellir. Tanti alberi presenti a terra anche a causa di vaia, ottobre 2018 qui in Valle di Fiemme, proprio nella zona di Predazzo e dintorni, ha colpito molto, molto duro. Caterina Dallera,
polisportiva.nord, polisportiva.nord. Allora, per quanto riguarda la prova che si sta sviluppando in questo momento, ad organizzare l'evento il GS Pavione di Adriano Bettega, che ha voluto a tutti i costi che l'appuntamento ci fosse, nonostante appunto le difficoltà di cui dicevamo, e qui i soliti puntini sulla cartina con la trasponda che ci fa vedere come si muovono gli atleti e le atlete. Ecco, sì, qua possiamo intuire quello che fanno i nostri atleti in bosco, e diciamo che la traccia GPS non permette più all'atleta di inventare scuse, perché tutti vedono quello che hai fatto, quindi non puoi bleffare. Parlavamo del GS Pavione, un sodalizio molto attivo. Pensa che nella piccola comunità della Valle di Primiero ci sono due realtà leader, l'US Primiero, di cui presidente è Andrea Gobber, e poi questo GS Pavione che oggi organizza, che il presidente è Adriano Bettega, un sodalizio che si distingue non solo nella corsa ma anche nella mountain bike orienteering. C'è Fabiano Bettega, convocato in azzurri per i mondiali di mountain bike orienteering che si tengono in Finlandia. Ma qui la durezza di questo percorso, si vede tutta, sì. Christine Kirkleckner, che è costretta a procedere proprio al piccolo trotto su queste rocce, ma Christian Bellotto, tracciatore, ce lo aveva anticipato, tante rocce, e poi attenzione appunto anche in questo caso ancora a questi tronchi per terra. Ricordavi Bellotto, la corsa tracciata, come abbiamo già avuto modo di dire, proprio da Christian, si è svolta anche nel ricordo di due orientisti che sono venuti a mancare poco prima della gara di Bellamonte: il toscano di Prato Stelvio Manfrin e il maestro Remo De Florian, proprio della Valle di Fiemme, di Ziano di Fiemme per la precisione. Un doveroso ricordo a chi tante gare ha organizzato. Sì, è così, soprattutto hai citato Remo De Florian, un uomo, detto il maestro Remo, è proprio qui della Valle di Fiemme, lui che ha portato avanti per tanti anni questo team, e proprio fino all'ultimo la sua preoccupazione è stata quella di far andare avanti l'attività di promozione, quindi, e poi Stelvio Manfrin, che è mancato proprio il giorno precedente a questa gara, quindi è proprio rimasto nel cuore degli orientisti. Ma ascoltiamo Simone Bettega. Cosa hai visto di bello in questo bosco? Devo dire che è un bosco particolare, non ce ne sono molti in Italia, è veramente bello qui a Bellamonte, e devo dire una cosa che mi ha impressionato tantissimo oggi a seguire gli atleti e il ritmo che tenevano, impressionante, e anche nelle paludi, dentro come i trattori, sono veramente degli atleti di alto livello da seguire. Questo allora il racconto dentro il bosco, dentro la gara, di Simone Bettega, che ovviamente ringraziamo, Pietro, per certo questo preziosissimo contributo. Qua intanto Sebastian Inderst, anche lui ovviamente con la maglia, con il Leone Veneto, quindi maglia diversa dal solito club di appartenenza, e effettivamente è una curiosità. Sì, Simone Bettega è proprio la persona che in questo momento sta rincorrendo, no, gli atleti, è per questo che abbiamo chiesto a lui un'opinione, lui che è anche un atleta, e solo un atleta può fare un lavoro di questo tipo. La competizione si è svolta in una giornata all'insegna dell'incertezza meteo, su questo terreno che ci descriveva proprio Simone Bettega, tecnico, con una serie di piccole paludi che è anche un po' tipico di alcuni boschi trentini. Il dislivello non è stato giudicato eccessivo, con il tracciato disposto su due pianori, come ricordava anche Christian Bellotto, che ha tracciato questa gara. Viola Zagonel, Polisportiva Masi, intanto in questo momento seguita dal nostro Simone Bettega, e poi Carlotta Scalet, Parkour Tour Italia. Carlotta Scalet, che è tornata, sembra piano piano un po' più con difficoltà rispetto a quanto da lei stessa preventivato, ma sta tornando ad alto livello, lei che è diventata mamma. È una lotta in questo momento, se la sta giocando con Christine Kirkleckner, anche l'atleta di casa Francesca Taufer sta andando molto bene, un pochino più dietro invece Verena Troi, questo dicono gli intertempi, ma vediamo come andrà a finire. Tra gli uomini invece oggi è assente Riccardo Scalet, che lui è proprio della Valle di Primiero, è favoritissimo Robert Merl. Una curiosità, grande attenzione per quello che è l'orienteering italiano su questa promessa, classe 2002, viene dalla Toscana dell'orienteering Folgore, è Ilian Angeli. Ecco, noi diciamo così italiani oggi tifiamo per lui.
prova valida per come terza gara di Coppa Italia, ma lo ricordiamo, valida anche per l'Alpe Adria, alla via in 700 concorrenti che indossano, come abbiamo già avuto modo di ricordare e sottolineare, le maglie dei rispettivi land o regioni di appartenenza, a seconda se lo diciamo alla tedesca o all'italiana. Samuele Tait, Gronlight Orienteering Team, altro team storico per quanto riguarda l'orienteering e trentino e nazionale. Sì, un evento internazionale che purtroppo quest'anno ha qualche piccola limitazione perché per le quarantene eccetera qualche limitazione negli spostamenti c'è stata, quindi diciamo che chi gioca in casa come il Trentino Alto Adige e Veneto, o comunque chi non deve poi sottoporsi a lunghi viaggi, sicuramente è favorito dalla ci sono più atleti in gara e questo consentirà loro di portare probabilmente a casa più punti. Qui ma si esce dal bosco intanto. Sì, ci portiamo in zona arrivo, iniziano ad arrivare i primi atleti. Come vedi non c'è pubblico perché oramai purtroppo, come è consuetudine, il protocollo impone o la mascherina o il distanziamento, ma non c'è tutta quella gente che siamo abituati a vedere. È arrivato Ilian Angeli, sì. Buonissima prova, lui però è un tipo sempre molto molto esigente, non è mai particolarmente contento dopo gli arrivi. Delle sue prove, è vero, abbiamo avuto modo di accertare questo proprio in zona d'arrivo anche in precedenti gare, è uno davvero molto molto esigente, ma è anche per quello probabilmente che cresce la sua qualità in gara. Qui storici speaker per quanto riguarda l'orienteering, Alessio Dal Follo, Gronlight Orienteering Team, anche lui sul traguardo in questo momento. Comunque bravo sicuramente Ilian Angeli, folgore da tenere d'occhio Robert Merle, e al femminile Christine Kirchlechner stava andando davvero molto molto forte, anche se l'ultima volta che l'abbiamo visto in questa nostra sintesi si stava arrampicando modello camoscio su un tratto tracciato davvero durissimo. Sì, è così, arriva Carlotta Scalet, per ora un buonissimo tempo, è in testa. Viola Zagonelli invece un pochino più dietro, oggi non è stata sicuramente la sua miglior prova. Hai parlato dei due speaker, oggi due speaker perché uno in italiano e uno in lingua inglese. Giustamente, trattandosi di prova internazionale con tanti atleti provenienti dall'estero, giusto così. E Francesca Taufer, intanto Unione Sportiva Primiero, ne parlavi proprio prima, una delle due società della zona del Primiero che confina proprio, no, tramite il parco di Pareveggio con la zona della Valle di Fieme e di Bellamonte per la precisione, dove si sono svolte queste prove di Coppa Italia e Alpe Adria. Arriva Giacomo Zagonel, per lui un tempo buono ma non buonissimo. Arriva anche Christine Kirchlechner e qua però succede una cosa un po' strana, è un contadino che esce da un fondo e si ritrova sul tracciato. Sì, fortunatamente andava pianissimo. Nessun problema, nessun problema. Roberto Dalla Valle, Monteginer e Alessio Tenani, Polisportiva Masi. Roberto Dalla Valle che vediamo veramente con grande piacere all'arrivo, dopo l'anno scorso è stato fermo per tanti mesi in ospedale perché aveva avuto un incidente durante un'escursione sugli sci. E arriva anche Sebastian Hinderst, torniamo sulla coppia di speaker, come dicevamo prima, in italiano e in inglese. Qui tutta la fatica che si fa sentire al termine di questa prima gara valida per la Coppa Italia qui a Bellamonte in Valle di Fieme Trentino. Robert Merle, anche lui bravissimo. Primo tempo, ottimo tempo, conclude con un 32,52, è davanti a tutti, è davanti anche al nostro Ilian Angeli che ha chiuso in 34,51 e quindi meglio anche di Michele Caraglio che oggi non ha disputato la sua miglior prova. Eccoci qua, allora mascherine subito dopo l'arrivo, quindi grande attenzione. Merle va a vincere per il Veneto, fa strano a dirsi ma è così, 32,52, Ilian Angeli, Helmut Kremmel, Christine Kirchlechner al femminile, davanti a Carlotta Scalette, Francesca Taufer, Sportclub Meran per la Kirchlechner. E allora andiamo a sentire fra pochissimo anche le interviste ai vincitori, qua prima ovviamente la premiazione con il giusto distanziamento, ma i vincitori Kirchlechner e Robert Merle. Sono partita male e poi ho pensato che se continuo così non sarà una bella gara, quindi mi sono più concentrata sulla carta e sono riuscita a portare la gara alla fine senza commettere altri errori. È la terza volta che corro qua, sempre divertente. Riccardo non c'è, allora
Sì, sono felice di aver vinto. No, ma mi sono divertito davvero tanto e il bosco è bellissimo qua. E siamo alla seconda giornata. Robert, intanto, ogni volta che partecipa alle gare italiane migliora anche la lingua, è sempre più bravo, devo dire che si applica pure, insomma. Ha un aiuto in casa, ma è bravo. La voce dei protagonisti ancora. Ci presenta la gara long di Bellamonte Castellir, il tracciatore Emiliano Corona. Sì, gara dura, lunga vera, e quindi parte tecniche, parte più filanti. Sicuramente è un gran sforzo e impegno fisico, che però dovranno impegnarsi anche molto con la lettura della carta. Allora, è un mix, c'è una prima parte in discesa, che è in discesa sì, ma presenta molte insidie, mentre il finale è duro, i concorrenti dovranno faticare, far parecchi metri di dislivello. Allora, questo era Emiliano Corona, il tracciatore di questa long, dice lunga vera. Lunga vera, e difatti dice inizio in discesa, potrebbe sembrare un inizio facile, in realtà si è subito una rampa, poi il dislivello si scende, ecco parte Ilian Angeli, e poi soprattutto nel finale il tracciatore è stato particolarmente cattivo perché c'è una rampa veramente in piedi, un vero muro. E qui è partita allora questa seconda gara, seconda giornata, seconda prova valida per la Coppa Italia e valida anche per il trofeo Alpe Adria. Samuele Curzio pronto, si raccoglie la cartina, ci si prepara e via per affrontare dunque la gara. Anche oggi il meteo è così, all'insegna sempre dell'incertezza, ultime giornate all'insegna dell'incertezza, poi anche qui è scoppiata l'estate, è arrivato il gran caldo, è arrivato il sole, ma appunto come dicevamo in apertura di questa nostra sintesi, la neve e il maltempo è durato a lungo per quasi tutta la primavera. Robert sì. Merl, che ha vinto la prima di queste due giorni di gare a Bellamonte, Valle di Fiemme, Trentino. Un piccolo particolare, non so se hai notato, ma anche il cronometro è stato coperto con una plastica, perché il tempo non è veramente dei migliori e minaccia pioggia, e sai che anche benissimo anche tu che quando in montagna e siamo in alta quota piove e poi diventa anche molto freddo, quindi è un ostacolo extra per questi atleti che già sono impegnati sia dal punto di vista fisico che mentale. Ma devo dire che a volte gli orientisti, quando gareggiano e dicono che c'è la pioggia, si divertono anche di più, quindi l'orientista è uno sportivo molto particolare. Come dicevamo, contenti loro anche in passato, no, effettivamente è così. Verena Troi sicuramente quando si parla di long è sempre una delle favorite. Carlotta Scaleppa, World Tour Italia, via anche lei, e lo abbiamo rivisto anche il cronometro coperto con il telo onde evitare problemi. Ilian Angeli, Folgore, il giorno prima alle spalle, ha chiuso alle spalle di Robert Merl, e Christine Kirchlechner, altra favorita di giornata anche lei, Tommaso Scalette a tutta birra in questo tratto in leggera discesa. Sì, come vedi poi c'è un attraversamento stradale e una grande discesa, guarda che abilità, sembra un capriolo da come scende Tommaso Scalette che ieri non era in gara e oggi si presenta su quelli che sono, possiamo chiamare, i boschi di casa, perché anche lui abita in valle di Primiero. Qua Luca Spatscheider, punto ristoro, e riparte Luca Spatscheider, che è sicuramente un grande talento, oggi sta gareggiando ma non mi sembra che il suo intertempio sia di ottimo livello. Allora, ricordavi, siamo in Valle di Fiemme, Trentino. In Trentino l'orienteering ritornerà poi tra fine giugno e i primi di luglio con la 5 giorni, Pietro. Sì, ci si sposta in Fai della Paganella, la 5 giorni è questo format che vede al via tanti concorrenti per 5 giorni. Anche quest'anno il format vede quasi un migliaio di iscritti. Qualche problematica legata appunto al fatto che è un evento internazionale e quindi anche lì problemi di quarantena eccetera, da quello che mi dicono gli organizzatori molti hanno già scelto di riposizionarsi sulla 5 giorni del 2022, quindi si sono iscritti l'anno scorso, hanno rinunciato quest'anno, però si sono già prenotati per l'anno prossimo. Sono cose che capitano purtroppo ai tempi del Covid, e qua invece siamo in piena
diciamo tempesta vaia, perché vedo tanti alberi abbattuti. Qua invece finalmente un bel pratone dove possono correre, e questo è il commissario tecnico Michael Mamler, una bella promessa del nostro orienteering. Alice Selem impegnatissima qua in questa zona molto difficile, molto tecnica. Robert Mell che invece va veramente forte, lui sembra non conoscere ostacoli, il suo è il primo tempo, sta andando benissimo, è il grande favorito di oggi. Avete visto anche questo passaggio proprio tra le radici e un tronco abbattuto, e poi questo terreno davvero molto difficile da correre, da interpretare, proprio anche a causa di quella che è stata la tempesta Baia, che come ricordavamo ha causato notevoli problemi proprio anche in questa zona. Qui siamo nuovamente su Robert Merl Parkour Tour Italia, ma con la maglia sempre del Veneto, come abbiamo già visto e abbiamo già notato in precedenza, e anche lui torna nel fitto della Boscaglia. Qui siamo invece nuovamente sulla zona più prativa, e qui nuovamente dentro al bosco con Irene Pozzebon. Non so se hai notato, Gianfranco, prima è passato Sebastian Ninders proprio in quel punto e non ha punzonato, invece ora passava Irene Pozzebon e ha punzonato. Evidentemente quello è un punto che fa parte del percorso elite femminile, e quindi diciamo così, Ninders ha passato proprio ma non ha punzonato. E noi fra poco abbiamo anche un ospite in questa puntata, Nicolò Corradini, che ci racconta alcune cose. Una leggenda dell'orienteering. Ospite di oggi, 4 volte campione del mondo di sci orientamento, Nicolò Corradini. Sì, io ho fatto l'atleta per tanti anni, quasi 20 anni, ho avuto la possibilità di farlo a tempo pieno, sono riuscito a raggiungere, diciamo, questi risultati importanti per me, ma anche e soprattutto per l'orientamento italiano, ecco. Beh, attualmente faccio l'allenatore, il direttore tecnico per la federazione, e poi abbiamo una piccola attività di famiglia che portiamo avanti insieme a moglie e figli, insomma. Beh, Bellamonte è un bosco molto bello, diciamo storico per l'orienteering. Anch'io ho incominciato nel bosco di Bellamonte con la società del paese, di Castello. Avevamo incominciato, come facciamo poi anche adesso, facciamo sempre i corsi, e anch'io ho incominciato lì e sono ancora qua. E sei ancora qua. Eh sì, decisamente, e con un fisico davvero invidiabile, no? Nicolò Corradini, sicuramente meglio del mio, no? Beh, sicuramente l'età. Quando Nicolò Corradini si iscrive a una gara di orienteering, io direi che quelli, diciamo, i master della sua categoria, secondo me non sono tanto contenti, perché è stato inverno. Il primo che posto sia, è già. È quasi sempre assegnato, sì, perché comunque, sai. Sai benissimo anche tu che un campione resta un campione, e con il passare degli anni ci sono cose che la testa e il fisico non dimenticano. Questo è il suo gesto, ha fatto di questi automatismi il suo lavoro per tanti anni, quindi è così. Mentre qua Ilian Angeli, che oggi sta andando abbastanza bene, ma non bene come ieri. Diciamo che comunque Robert Merl è avanti negli intertempi, e anche Inders sembra leggermente attardato. Insomma, è una cosa che si giocano tra di loro, e poi c'è lo sloveno Stanovi che rischia di entrare anche lui nel podio. E anche al femminile Christine Kirchlechner sta nuovamente dominando la gara, la prova. Quindi in questo momento siamo invece su Jessica Lucchetta, orienteering terzo, quindi siamo tornati a concentrarci dopo l'ospite, dopo Nicolò Corradini, su questa seconda giornata di gara, in quella di Bellamonte Trentino, per quanto riguarda la seconda prova in 2 giorni di Coppa Italia e Alpe Adria. Non qui so, vari passaggi. Qui magari non si vede bene dalle immagini, ma ha piovuto tanto, il terreno è appesantito, forse ora verso il finale si nota di più, ecco, è proprio tanta pioggia, terreno ancora più pesante, ancora più difficile, e molto freddo, ti devo dire. Ilian Angeli, qualche problemino, vedete la tuta strappata sulla gamba sinistra dell'atleta della Orienteering Folgore, che arriva adesso al traguardo. È davvero pioggia battente e tanta stanchezza su questo terreno pesante, ovviamente per gli atleti che hanno fatto decisamente più difficoltà. Vedete anche Lorenzo De Biasi arriva davvero stremato al arrivo in questo momento al traguardo. Grande fatica. Samuele Tait, Gronleiter Orienteering Team, tutti con facce abbastanza stravolte.
e saranno anche felici di correre sotto la pioggia, ma la fatica si fa decisamente sentire. Sì, direi che si fa veramente sentire. Qua non l'abbiamo ancora visto, magari più avanti ce lo riproporranno i nostri camera, ma poco prima, 300 metri prima dell'arrivo, c'è una rampa quasi impossibile. Molti sono saliti praticamente in quadrupedia. Ecco, è questa la rampa di cui ti parlavo. Mentre Tommaso Scalette rimane in piedi, alcuni hanno appoggiato anche i palmi delle mani a terra, quindi uno sforzo importante che poi dopo deve essere prolungato, perché qui c'è lo sprint finale e non è una cosa da tutti. Come vedi, c'è un atleta che cammina e arriva proprio in questo momento al traguardo. Tommaso Scalette, Robert Merle, Parkour Tour Italia, arriva a grande tempo anche oggi per lui. Guardate come affronta proprio anche questa rampa finale. È vero che va giù con i palmi, però poi grande tonicità ancora, grande freschezza nonostante tutto. Sì, oggi è lui il dominatore, ieri e oggi per lui un weekend da incorniciare, insomma. Arriva e rifiata ovviamente anche Robert Merle, ma una grandissima prova la sua. Giulia di 7 fa decisamente più fatica nell'affrontare questo ultimo tratto e non vede l'ora di arrivare qui sul traguardo, l'attraversamento stradale e poi ultimi metri per arrivare sul traguardo di questa seconda prova valida per la Coppa Italia e l'Alpe Adria qui a Bellamonte in Valle di Fiemme. Sì, località Castellire. Io ci terrei a sottolineare anche il lavoro di tutte queste associazioni di volontariato che, come vedi, anche in questo caso intervengono e bloccano il traffico quando vi è il transito degli atleti. In questo caso qui Viola Zagonel sale dalla rampa, attraversa la strada in totale sicurezza, credo che sia l'associazione locale dei carabinieri, e poi dopo via per lo sprint finale, e qua il fiato è veramente corto. E qui ultimi conciliaboli, Viola Zagonella arriva anche lei al traguardo, tutti stramazzano a suolo. Finita. Subito dopo la linea del traguardo, Samuele Curzi e Alessio Tenani procedono praticamente in coppia. Sono compagni di squadra, tra l'altro, quindi Masi. Magari si sono, diciamo così, anche supportati reciprocamente durante la corsa. Tenani, che rimane comunque sempre un uomo di esperienza, oggi non sembra aver dato il meglio, a 12 minuti di distacco da Robert Merle, quindi in sesta posizione. Non è, diciamo, più il Tenani di un tempo, ma giustamente anche lui ha superato i 40, quindi però è sempre un uomo di grande esperienza. Giacomo Zagonel, Unione Sportiva Primiero, ultimi metri di fatica anche per Giacomo, eccolo qui, insonatura finale e taglia la linea del traguardo. Bravo Giacomo Zagonel, 7 minuti e 12 di ritardo per lui. Alice Selem invece un po' più in difficoltà e la faccia, diciamo, che parla da sola. Anche lei arriva e davvero sono tutti stanchissimi, questo terreno pesante non ha risparmiato nessuno degli atleti. Volevo farti notare che il terreno è bagnato e freddo, ma si buttano a terra, quindi evidentemente non sentono. Beh, ma tanto ormai sono già inzaccherati, bagnati e infreddoliti anche gli atleti, quindi insomma. Sebastian Indes, quarto posto a 6 minuti e 33 secondi. Una buona prova, ma da un atleta come Indes magari ci si poteva aspettare qualcosa di più, perché lui è un atleta di caratura internazionale. Arriva anche Irene Pozzebon, decisamente provata. Emiliano Corone, il tracciatore, l'aveva detto: lei butta via la mappa, non credo sia molto contenta, è fuori dai migliori 5. Ma ecco chi invece viaggia sofferente, ma sarà sicuramente contenta, è Christine Kirk-Kleckner, perché ora con i suoi 82 minuti e 17 secondi è la prima classificata nettamente. Sì, viaggia con 2 minuti di vantaggio. Un weekend importante per Robert Merle, ma anche un weekend importante per Christine Kirk-Kleckner, Sport Club Merano, che si aggiudica la seconda vittoria. 2 su 2, Robert Merle, Ilian Angeli e Simon Stanonic per quanto riguarda l'Alpe Adria. Oggi la prova qui in Trentino e poi al femminile ancora Christine Kirk-Kleckner, Sport Club Meran, Hanni Trummer e Carlotta Scalette. Sì, è stata una grande prova, mentre l'Alpe Adria se la aggiudica il Trentino Alto Adige con 150 punti, davanti al Veneto 117, la Lombardia 93, a seguire lo Steimar, la Slovenia, il Friuli Venezia Giulia, eccetera, eccetera, eccetera. Sono felice di essere venuto qua per fare le gare. Sì, anche come ieri la concorrenza è forte, sono felice di essere riuscito di batterla.
ho cercato di non sbagliare, perché ho visto già dall'inizio che ci sarebbero state abbastanza possibilità, e quindi penso che era questa la scelta giusta. Siamo con Sergio Anesi, presidente della FISO. Quali sono i progetti nuovi della federazione? Ma stiamo lavorando ormai da più di un anno con il Consiglio federale per portare la federazione ad essere una federazione che possa competere con tutte le altre federazioni del mondo sportivo italiano. Abbiamo la fortuna di aver potuto, anche in lockdown, fare le gare con gli agonisti per quanto riguarda la promozione. Diventerà l'elemento importante nell'autunno, quando apriranno le scuole. Avremo l'opportunità davvero di estendere in molte regioni d'Italia quello che già stiamo facendo. Il nostro sport è particolarmente attento a quelli che sono i principi che in questo momento tutto il mondo sta portando avanti per far sì che i ragazzi possano vivere sempre in un mondo migliore. È tutto per questa doppia prova di Coppa Italia. Un grazie ad Alessandro Ravagni per la collaborazione tecnica, un grazie ovviamente a Pietro Ilarieti. Grazie a te, e come dicono gli organizzatori, la soddisfazione più bella viene dalla gioia dei partecipanti. A risentirci, a rivederci al prossimo appuntamento col magazine di Orientini. Rimanete su Rai Sport. A presto.